bring you home. Let me bring you sound. Let me bring you smile. Allora, quello di cui volevo parlare sono due categorie importanti, che poi faremo convergere tutte in un unico argomento, che sono gli ignoranti cronici e i nerd cronici. Sono l'esatto opposto, perché l'ignorante cronico è l'esatto opposto del nerd cronico, perché poi il nerd, nella sua sfiga, chiamiamola, comunque è uno che non ignora, ma anzi approfondisce forse troppo tutta una serie di tematiche e di argomenti. Allora, che cosa succede? L'ignorante cronico chi è? E niente, è proprio l'ignorante classico, quello che incontrate per strada, quello che la macchina arriva, oh, metta la macchina qua, fammi sbrigare che c'ho il pupo da portare alla scuola, devo andare a mangiare, devo andare al lavoro. Il carcio, litiga, perché poi non è fa botte, per loro è proprio litiga che è la cosa che proprio gli dà soddisfazione. Li trovate su Facebook, li trovate su WhatsApp, tante volte li hanno aggiunti a questi gruppi e WhatsApp e loro pensano che è una cosa magica. Oh, ma lo sai che su WhatsApp c'è un gruppo che praticamente se uno ci manda una foto ci arriva a tutti. Fanno le cazzate loro, ma ce l'hanno con tutti. Oh, mentre buttano, che ne so, una busta di monnezza per terra, hai visto sti immigrati? L'altro giorno hanno lasciato una bottiglia lì sopra, poi si è rotta, il pupo mio ci si è tagliato. Se monnezza che dentro ci stavano siringhe, supposte, medicinali scaduti, cibo avariato, un topo morto, però l'hanno buttato. Poi di solito, sti ignoranti cronici possono avere due tipologie di fisico. O so palestrati, li vedi, no? Che so quelli che in palestra si mettono a pompare, grossi, ma grossi poi, grossi sformati, perché poi hanno un po' di panza, il pettorale, un po' di bicipite, ma un po' di ciccia, no? O grassi, che poi, voi direte, vabbè, ma che, com'è sta differenza importante? Guardate che spesso i grassi sono ex palestrati, cioè gente che ha fatto i pesi senza... Seguendo l'istruttore che dice, oh, non devi sudare praticamente, no? Ha mangiato stamattina 500 grammi di carne, sì, mangiate un altri 500, poi mangiate un pezzo di bresaola mentre fai gli esercizi, poi te rifai un'altra bistecca stasera, le ova, bianco d'ovo, di nuovo bianco d'ovo. Diventano grossi, ma diventano pure delle palle di grasso praticamente, e appena smettono diventano una cosa proprio fuori dal mondo, una cosa proprio ingestibile. Sia i palestrati che... i ciccioni, cioè, sono uguali. Il problema loro è che molti di loro sono convinti, specie i ciccioni, che siccome avevano fatto palestra, mo sono forti. Perciò li vedi pure per strada, litiga, magari con gente con cui puoi manco iniziare a litigare, perché, che ne so, vanno a litigare con un pugile, vanno a litigare con uno che è il doppio di loro, perché si ricordano che ai tempi loro facevano 120 kg di panca. Se sono scordati che, a parte pure quando facevano 120 kg di panca, non avrebbero fatto paura a nessuno per fare la panca. Cioè, gli facevi versare una bottiglia d'acqua in cucina alla moglie, ah, mi fa male tutto, no? E invece se gli facevi fare la panca, loro sta panca tiravano. Poi ci sono i nerd, no? Questi qua, i famosi nerd cronici, che al contrario, fisicamente so, o magri, 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 talmente magri che addirittura pensi che se alzano una cosa gli si rompe in braccio, o grassi sformati. E in sostanza, nelle due categorie, è difficile trovare uno normale in mezzo, perché? Perché se stai seduto tutto il giorno, normale non puoi essere, no? Ignorano quello che pensano gli ignoranti, cioè, se l'ignorante segue il carcio a finta politica, gli immigrati e diamo la colpa a qualcuno o la macchina, perché loro ignorano tutto questo, gliene frega un cazzo del calcio, non gliene frega niente praticamente della politica, non gliene frega niente della macchina, la usano giusto come mezzo per trasportare, che ne so, le loro cose o comunque spostasse, c'hanno il loro cantante, c'hanno il loro personaggio del videogioco, c'hanno il loro mondo dei videogiochi interessanti, c'hanno tutta una serie di cose, gadget contro gadget, eccetera. Ma la cosa che poi li accomuna spesso e volentieri, quelli più estremi, è il cosplay, no? Che gli ignoranti poi non riescono a capire, ho sentito commenti degli ignoranti che dicevano, oh, ma visti, ci stavano 10.000 persone, tutti vestiti da cartoni animati, erano matti! Perché poi in realtà nel cosplay c'è l'altra estremizzazione, no? Voi vedete questi del cosplay che oltre a prepararsi questi costumi, loro fanno le pose, perché te dicono,
Gli dicevo, oh, guarda, che stai a fa'? E si mette così. E dico, ma perché stai fermo così? È perché il personaggio è così, se non sto così è inutile faccio il cosplay. Ma chi è sto personaggio? È Vegeta Ucus Labu terzo della versione giapponese de coso che non è mai arrivato in Italia, Dragon Ball 7721. Ma tu conosci pure tutti gli altri? Certo, come no? Io faccio questo perché non lo ha fatto nessuno e ci credo. È più difficile a dirlo che a farlo praticamente. Perché poi a fa sti cosplay ci sono uomini e donne, ragazzi e ragazze, cioè la forbice tra età non esiste, cioè poi arriva uno ai 60 anni con uno ai 14 anni che stanno a fare un cosplay simile perché poi fanno i gruppi ai cosplay. Dobbiamo fare la squadra di combattimento di Super Saiyan 37.421 Star Trek 31? Dobbiamo essere in 12, allora si trova gente improponibile, cioè uno che è il vicino di casa, del cugino, del nonno, del parrucchiere che una volta gli ha tagliato i capelli prima di diventasse pelato, si incontrano, oh, come stai? Tutto bene? Diventano poi amici fraterni. E si ritrovano praticamente a sti posti e si preparano. Oh, ma te, allora mettiti in qua. No, ma ci metto io in qua posa. Ma tu chi sei? Oh, ma non ti ricordi? Sì, so quello. E dall'altra parte i coatti, no, gli ignoranti, che non capiscono. Ma che cazzo stanno a fare questi? Oh, ora li metto sotto la macchina se ne si levano da mezzo. Se andiamo a vedere l'abbigliamento delle due categorie, no? L'ignorante ha un suo modo di vestire. Dei capi che debbono rientrare comunque in una schematizzazione che gli altri ignoranti possono comunque dire, ah, vedi questo che bei vestiti, ah, vedi questo come si è vestito bene. Delle volte si vestono da schifo. Poi che siate marca, siate marca, è una maglietta in merda, ma che gli sta de merda, perché poi vi ripeto, ci stanno quelli palestrati e ci sono pure i panzoni. Vi ripeto, nei palestrati, trova palestrati decenti, cioè senza le panze, sono penosi. Mentre il nerd cronico, dall'altra parte, ha un abbigliamento che deve ricordare qualcosa, gli deve ricordare qualcosa, che ne so, vedi uno vestito mezzo da basket e dice, ma come che sei vestito? Ah, mi sono vestito come il capitano del 78 della squadra Montana Publish, squadra di hockey sul prato che andava benissimo negli Stati Uniti, però si vestivano da basket perché non esisteva la tisa da hockey sul prato. Oppure li vedi che sono mezzi vestiti ancora da videogioco o da alcuni, so finissimi, perché sono vestiti da adolescenti giapponesi finti, cioè quelli che tu vedi nei cartoni animati, no? Con le divise nere, il cappello nero, che manco esistono in Giappone, ma loro ci si vestono. E che cosa accomuna praticamente la categoria del nerd cronico con l'ignorante cronico barra coatto? I videogiochi. Poi tutti e due giocano ai videogiochi. I videogiochi ormai sono una chiave universale. Chi non gioca a un videogioco? Ci puoi giocare sul telefonino, ci puoi giocare sulla console, ci puoi giocare sul computer, ci puoi giocare a casa d'amici e via dicendo. Perciò dicevo, li accomuna questo. Poi i gusti sono completamente diversi, ma anche l'approccio, perché poi il coatto. Oh, mettimi su FIFA che voglio giocare col capitano, voglio fare gol, voglio fare Roma Borgata Fidene, voglio vincere con Borgata Fidene. Per loro, i nerd cronici, giocare è quasi un rito. Poi, oh, mi raccomando, una copia ce la devi avere in celofanate, quel gioco ce l'hai tutti i gadget sul mobile, così li guardiamo mentre giochiamo, sì, perché poi c'hanno tutti i gadget, c'hanno i personaggi. Tutti poi rigorosamente ancora da scartare, no? Ci so, che ne so, ho comprato l'action figure che sarebbe il pupazzetto e ancora è da scartare, ma tipo, ti è arrivato, magari ti è spaccato in metà, tu lo apri, questo cade in due, no, no, lo tieni sigillato perché poi perde il valore. È un po' come andasse a comprare da magnà e lasciarlo lì in frigorifero, ogni tanto apri il frigo, tu lo guardi, richiudi, vedi che bel pollo che mi sono comprato e richiudi. Poi in realtà tra alcuni di loro c'è un accomunamento diverso, perché spesso e volentieri tutte e due partecipano a qualcosa inerente alle botte, no? Vanno a fare la King Boxing, King, il pugilato, il Kung Fu, che poi l'ispirazione, quella del menare, nel caso dell'ignorante cronico, difendersi nel caso del nerd cronico. Uno mena, uno si difende. Allora li vedi, no? Il coatto, senta, io mi devo imparare a menare. Il nerd cronico viene lì. Prima si informa, prende la scheda, poi viene con le schede che ha trovato su internet, poi si è informato dei vari insegnanti, palestre, ha visto sui forum se effettivamente in quella palestra ci sono attività che gli piacciono, come si è trovata la gente, ha cercato dei feedback, ha creato dei falsi utenti per fare domande, falsi utenti per rispondersi e per mettere a prova gli altri utenti veri che hanno risposto per vedere se effettivamente quello che avevano detto
era sensato e in sostanza poi dopo che ha fatto tutta questa ricerca va alla palestra e timidamente si iscrive, nelle quali entrambe le categorie hanno difficoltà. E che cosa succede praticamente? Che per esempio il nerd cronico, che studiandole, no, le tecniche o studiare l'allenamento l'avesse portato ad essere allenato, puoi anche studiarle, puoi anche immaginartela una tecnica, ma poi se non la metti in pratica, non ti alleni, non la fai, non funziona. E il coatto invece, al contrario, no? Coatto ignorante, ignorante cronico, al contrario, ma che mi metto a fare tutto se la corda, ma che mi serve che vado a correre? Do da un cazzotto a uno, fammi allenare a dar cazzotto a uno. Ho capito, ma gli do da un cazzotto, devo sdraiare un cazzotto solo come fanno quelli in televisione. Il metro di paragone che hanno sono i film action, no? Nei film action spesso e volentieri o con cazzotto solo sdraiano 100 persone o fanno a cazzotti all'infinito 100 cazzotti, 200 cazzotti e continuano a menarsi. O sono 1000 cazzotti o con solo cazzotto devi batte uno. Lui ha già scelto, lui dice io con un solo cazzotto uno, 10, 100 persone, no? Perciò mi devo imparare a quello. Perché poi la gente è stata fuorviata, Van Damme, Chuck Norris, andando indietro Bruce Lee, eccetera, no? Perché vedevano, prendi Steven Seagal, no? Steven Seagal è un ciccione, però due gomitate, due mosse e butta la gente per terra. Ah oh, e se ho ciccione pure io, e se lo fa Steven Seagal lo posso fare pure io. Che poi li fanno di tutto, cioè io ho visto gente che fino al giorno prima stava al bar seduta, il giorno dopo viene a me e mi fa, oh, sono diventato istruttore. Come il giorno prima stai al bar seduto, non stai a fare niente, il giorno dopo sei, oh, mo sono diventato un'arma da guerra, ho fatto ostace, me sono venuti con 5 pistole, 16 coltelli, 13 scimitarre, ho tutti buttati per terra. Faccio. E la stessa cosa ti ci ritrovi pure i nerd. È possibile praticamente non solo difendersi, ma anche fare una bella figura nel difendersi, perché più gente la blocchi, poi dai un colpo mortale, poi pure se arrivano armati. Oh, lo sai che alla stazione Termini mi volevano rapinare, io gli ho fatto due mosse Krav Maga, mi hanno rapinato e mi hanno menato. Però la prossima volta non succederà più, te dico. Mi stanno a menacchi le mani, non ho potuto fare qua mossa. Cioè, tu non ti sei difeso perché? Perché io mi aspettavo che c'era un coltello, mi ero preparato le mosse per coltello, ma mi hanno menato che le mani, non c'avevo mosse pronte per quando mi menavano che le mani. E questo era il nerd che giustamente lì in stazione si è ritrovato così. Che voi siate nerd cronici o ignoranti cronici, dovete pensare che menare, difendersi è più o meno la stessa cosa. Non prendete modelli strani. Oggi l'ignorante cronico, no? O dice barzellette, oh, hai visto questo quanto è bravo? Sa certe barzellette, mi fa ammazzare risate. Ma pure mio nonno raccontava le barzellette. E vedi che chiacchierano su Facebook come se stessero al bar. La differenza è che su Facebook, siccome non stai al bar, non lo vedi, non gli vuoi dare una pizza dietro la testa. Mentre se siete nerd cronici, non piate come modelli. Ma tipo me, perché io poi faccio il video su YouTube, sono stronzo.